Mado, ¿eh? A este punto. Eso es más artístico. Se pero fa. Allora, vedete una posizione solida, basta uno, fidatevi, forte, giù, vostra posizione, pancia, non appoggiate, l'altra, tensione e un'altra cosa importante. Questo è un semplice esercizio che avete insieme. Vediamo un attimo di capire. Quando una persona non è connesso, accade che mentre alza la faccia, erga. Allora, questa è una cosa che sconnette. Le gambe devono essere ferme, i piedi si allargano, scopatela. Le braccia, quando si alzano, non vanno a modificare l'assetto, ma si alzano e basta. Non vanno mai oltre le spalle, altrimenti questo sconnette il centro e crea la cosa sbagliatissima. Arriva qui, si ferma, adesso è tutto naturale. Le spalle non fanno nessun movimento innaturale, proprio per non disturbare la connessione a terra. Se qualsiasi di questi movimenti disturba la connessione, il movimento a terra, la muove, la gamba, questo è sbagliatissimo. Okay. Allora, questo movimento deve essere fermo e non deve scollegare niente. Vediamo un attimo insieme, come siete? Prima voi cercate una cosa sempre, dopodiché cercate connessione e adesso di nuovo l'ispirazione. Dipende tutto dalla vostra posizione. Se voi invece cercate, se ne avete uno e fate, ne avete due, così non vi muovete da nessuna parte. Vi dovete connettere, innestare il respiro. Poi riprendere. Ok, io devo fare questo. Allora, proviamo assieme come siamo. I piedi. E il compito di realtà assente dal corpo. Guarda. Dolore. Quando arrivate, anzi, accende, va. Prima di tutto cercare connessione, poi faccio questo. Lui aumenta, ovviamente, e io corro. Finché potete usare anche lui, io non devo piegare il braccio. Non cercate di fare questo. Lasciatelo lì, deve essere riportato da dentro, non dal fatto che avete messo in conto che è solo difficile. Essere proprio qui da dentro, con la connessione, con la respirazione, avete rinforzato, non piegando il braccio. Lo tengo una volta, lascio, passo. Ok, ecco, passo. Non c'è nessun movimento di soccorso. Dai, vediamo. Fluido, solido. Vado a spingere, adesso è proprio l'effetto solo della solidità. Se vengono loro verso di me, se io sto solo così, mentre spingo, però se ho fatto, non cerchiamo un'abilità passiva, ma di comprendere il movimento. Ok? Proviamo ancora. Tanto respiro, quindi usiamo solo la radice. Così, come vedete, non riesco a fare niente, sono due radici. Ma se allora, questo mi
da molta forza. Sì. Se poi ci aggiungo farina, allora non fate questi, vi fate solo questo, mettete in lato, provate a spingere, non niente del genere, e poi provate a fare una semplice connessione, questo, sfiorate il gomito e poi spingete, che ci fa capire quanto è importante anche nel kata cosa fa l'altro braccio, non solo quello che fa il gesto. Noi siamo un insieme di cose che devono andare assieme nel modo giusto. Per cui hai capito il test da fare? Lo ripeto. Allora, intera piccola, loro grande, provo, non c'è niente, mi connetto, non c'è niente. Metto in moto l'altro bacio, sfioro il bacio loro e poi cosa sono? E poi diversi metto in tanti capacchi conoscenza. Dai, su. Parallelo con il lato esterno dei piedi, meglio è, non parallelo con l'interno dei piedi, ma con l'esterno. Abbastanza buono e se va verso dentro, ma è terribile se va verso fuori. Infatti questi test, vedete che se i piedi sono divergenti, voi non spingete qua. Se cominciamo a mettere così, dopo sento che la mia schiena si libera e mi viene dritta la spalla e dopo qualche secondo la forza ritorna. Oppure facciamo l'inverso, forza c'è, dopo qualche secondo, passano 3 secondi che mi rendono che un po' di. Fate questo esperimento, faccio solo girare la mano. Se non la faccio girare, se faccio questo, c'è aria, non c'è respiro, non c'è niente, solo collezione radicale. Se poi ci questo ci mettiamo respiro, aumenta. Se ci mettiamo l'altro passo, aumenta. In questo movimento deve pennellare l'aria. Non questo. Non questo. Questo movimento. Io sono così, il mio pugno. Colpisco qua, questa mano scivola e evolve su di sé. Questo movimento, questo gesto, un altro posto. Questo, meno. Questa rotazione crea forza. Adduttori, flessori, estensori al lavoro per unificarsi con spinta di tricipite e trovare spazio. Non fantasie. Muscoli arruolati per spingere. Chiamati al lavoro. Se non fanno niente, c'è solo principite, principite. Capito? Allora, gesto è, mi muovo, inspiro, ok? Vediamo chi siete. Uno, due, tre, 1, 2, 3.
tre, quattro, questa volta. Ok? L'idea di accorciare è da qua, togliete, prendete l'accorcio, cercando, compatto, no? Ritorno.